Saluto e ringrazio anche Giada Valdanini, la nostra inviata, perché tra poco ci collegheremo anche con lei dall'IFO del Regina Elena di San Gallicano, perché è la seconda giornata di vaccinazioni in un open day over 12 che, e chiedo conferma Giada, si annuncia molto affollata, è così? Marco, sì, confermo, molto affollato. Nella prima giornata, perché è partita ieri questa iniziativa di vaccini a libero accesso, quindi senza prenotazione per gli over 12, sono state vaccinate 462 persone. In realtà, come prassi in questo istituto, l'accesso è anche garantito a persone con fragilità, quindi parliamo di persone senza dimora e anche tantissimi migranti che arrivano qua attraverso associazioni di volontariato che naturalmente indicano loro dove potersi vaccinare. Oggi le prenotazioni, appunto, come dicevo, non sono necessarie, ci si mette in fila alle nostre spalle, vedete persone che sono arrivate oltre il centinaio già da stamattina, però sono ben contingentate, nel senso che per evitare che si assiepino tutti qui davanti al centro congressi sono scaglionati ad orari, quindi si arriva, si prende il numero di prenotazione, si attende magari cercando riparo all'ombra, dopodiché si entra e si fa il vaccino. Ci colleghiamo poi più avanti anche per entrare proprio nel dettaglio con i sanitari che stanno somministrando le dosi. Vorrei fare un salto dalla nostra Giada Valdannini all'IFO Regina Elena San Gallicano, perché a proposito di vaccinazioni, se è vero che da una parte il ritmo ad agosto è sceso e anche di parecchio, l'open day, arrivata al suo secondo giorno per gli over 12, sta andando a pieno ritmo, ce lo confermi Giada? Sì, assolutamente, ve lo confermo, nonostante sia il mese di agosto e quindi presumibilmente ci potrebbe essere una flessione di qualche genere, invece l'accesso qui all'interno di questo istituto, al polo vaccinale all'interno del quale siamo, è notevole. Insomma, da questa mattina alle 8:30 sono iniziate le vaccinazioni anche per gli over 12. Io sono in compagnia di due medici, Ornella Di Bella e Ludovica Malaguti, che stanno lavorando da tempo, da mesi diciamo, però da ieri su questa vaccinazione dedicata agli over 12. Come sta andando? Allora, inizia da ieri la prima giornata di Open Day. Abbiamo predisposto 4 giornate rivolte alla somministrazione vaccinale per tutta la popolazione generale a partire dai 12 anni di età. Ieri abbiamo avuto un'affluenza di oltre 460 persone, di cui circa un terzo minorenni. Questo ci fa pensare come anche tutta la popolazione sente forte il bisogno di ripartire in sicurezza anche con le attività scolastiche. La vostra campagna vaccinale però parte da lontano, perché sono mesi che state lavorando alle vaccinazioni. Quante ne avete fatte finora? Ne abbiamo fatte più di 60.000, abbiamo iniziato dal 29 dicembre del 2020, abbiamo iniziato con i nostri operatori sanitari e con gli operatori dell'RSA. Ci siamo poi rivolti alla popolazione fragile per età anagrafica e per patologia, siamo stati i primi in Europa a partire con i pazienti oncologici, oncoematologici e dermatologici, e abbiamo vaccinato appunto più di 2.000 dei nostri pazienti in cura e poi abbiamo proseguito con tutta la popolazione. Per quello in generale che riguarda i giovani, quindi gli over 12, che vaccino state somministrando? Allora, abbiamo a disposizione il vaccino Pfizer e appunto per questa fascia di età utilizziamo il vaccino Pfizer, abbiamo a disposizione da pochi mesi anche il vaccino Janssen di Johnson & Johnson, che preferiamo utilizzare per le popolazioni che magari sono senza fissa dimora e che preferiscono concludere il ciclo vaccinale con un'unica somministrazione. Quindi con un'unica dose. Sì, siamo partiti infatti dal 28 di giugno con la somministrazione vaccinale anche alla popolazione migrante senza fissa dimora o con gli stranieri temporaneamente presenti. Stanno arrivando attraverso l'aiuto, l'ausilio di associazioni che di fatto li indirizzano qui, ecco. Come arrivano? Come avete creato questa sinergia anche col territorio, con le persone che appunto vivono condizioni di fragilità? E l'organizzazione prevede la possibilità di aderire alla campagna vaccinale con indirizzati da associazioni di volontariato e del terzo settore. Ad esempio la medicina solidale ci manda persone fragili, socialmente fragili, il binario 95 manda persone socialmente fragili. Per tutte queste persone è anche in atto per la prima volta
un studio per la valutazione dell'efficacia del vaccino e quindi questo ci permetterà di vedere, di conoscere quali sono le risposte anticorpali per queste popolazioni. Anche per queste persone che presumibilmente insomma in molti vivono per la strada. Sì, no? Possono avere sicuramente anche situazioni di difese immunitarie particolarmente o fragili o basse. Dottoressa, noi abbiamo qui con noi una mamma che ha vaccinato tre figlie di che età? Peraltro si è vaccinata lei stamattina. Anche io, sì. Allora, 13 anni, 15 anni e 17 anni. È arrivata qui già convinta del vaccino oppure i sanitari l'hanno aiutata? Mi hanno aiutato parecchio, avevo diversi timori, diverse paure, però parlando con loro mi sono rassicurata al 100%. La molla che l'ha spinta qual è stata? Allora, io ho già due genitori anziani già vaccinati, tre figli adolescenti che escono e presto dovranno tornare a scuola, e quindi mi sono convinta. Alla fine poi ho pensato che non era giusto vaccinare loro e non avrebbe avuto senso vaccinare loro e non vaccinare me. Che parole usate, diciamo, per confortare le famiglie? Abbiamo visto qualche bambino o ragazzino anche piccolo, insomma, appena over 12 piangere, come certo, insomma, può essere anche naturale in una condizione anche emotiva, no? Certo, in cui ci ha messi questa pandemia. Cosa fate? Beh, noi abbiamo osservato che i giovani sono stati fortemente coinvolti da questa pandemia. Sanno tutto, sanno i rischi che si possono correre, sono a conoscenza di tutto il pericolo che gira intorno a questa malattia. E quindi noi li aiutiamo ad approfondire, soprattutto li aiutiamo a governare queste paure, perché la paura non aiuta. Quindi fate leva sui ragazzi per convincere insomma le ritrosie dei genitori anche, però a volte anche i giovani hanno bisogno di essere rassicurati, e questo noi abbiamo degli ottimi medici vaccinatori, siamo un bel team, abbiamo anche le nostre infermiere che lavorano con noi dall'inizio della campagna vaccinale, e tutti abbiamo la stessa modalità di comportamento, siamo molto inclusivi, accoglienti. Certo, se c'è da perdere tempo, dire, lo perdiamo, perché non è perdita di tempo. Sì, sì. E quindi ecco, governiamo le ansie e cercate le ansie di rassicurarli. Va bene. Tutto chiarissimo. Grazie. Allora, abbiamo fatto una panoramica al lavoro, alle nostre spalle, li vedete senza sosta. Abbastanza esaustiva. Grazie Giada, grazie ai tuoi ospiti.